Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di SBK22, di nuovo in sella la nostra Superbike, la nostra Honda con il nostro Nuprak Malavioglu, una Honda che è tutta privata, tutta personalizzata, ma sembra anche un po' ufficiale. Siamo stati contenti di questa scelta e oggi ragazzi si comincia a fare un po' sul serio, perché siamo arrivati fino alla Super Polo della nostra carriera qui ad Aragon. Oggi è tempo di fare i conti con gli altri. Vi dico già che ho alzato subito un filino la difficoltà, perché quella iniziale abbiamo capito che una volta che riesci, diciamo, 8 volte su 10 a stare in piedi sulla moto è molto fattibile. Mi piacerebbe ragazzi in uno dei prossimi video fare un confrontino diretto sulla guida con MotoGP, perché leggo tante cose nei commenti, la maggior parte, vi dico la verità, non sono vere, perché sono probabilmente di qualcuno che non ha veramente provato il gioco ma vede solamente i menu uguali. Giustamente è sempre della Milestone, sì, potevano differenziarli, ma chi se ne frega. Vorrei vedere in real time, visto che uno ce l'ho su PlayStation, uno su PC, proprio prendo un joystick e mollo l'altro. Secondo me potrebbe essere interessante un super confrontino tra Superbike e MotoGP, per vedere un pochettino, ovviamente non le prestazioni della moto in sé, ma il modo di guidarle potrebbe essere molto interessante. Nel frattempo oggi per la prima volta davvero credo che vedremo all'opera anche l'IA. Ecco, su questo come avevamo già detto probabilmente ci troveremo nelle stesse difficoltà. Ecco il nostro weekend, per chi non fosse ancora troppo familiare con il format della Superbike. La Super Pole sarebbe la vera qualifica che determina la griglia di gara 1, poi c'è la Super Pole Race, che è una gara cortissima che saranno tipo 3 giri con le... qui nel gioco, determina la gara 2. Ma attenzione, ho sentito di bug sui posizionamenti. Ora c'è da vedere se si tratta veramente di bug o se... cioè, nel senso, la Super Pole Race non può stravolgere tutta la griglia tra gara 1 e gara 2, ma solamente quella dei primi. Quindi magari, ecco, si può fare confusione per questo. Però è probabile, insomma, che magari ci sia qualche bughettino. Adesso lo vedremo. Qui bisogna operare una scelta per la gara. Attenzione, perché questa SC1, per esempio... che non ha fatto tutti questi giri. Secondo voi anche qua l'usura è un macello? Come su MotoGP? Le posteriori sono tutte nuove, perché in qualifica si usa la SCQ, che ovviamente in gara non c'è, perché dopo 2 giri sei sul cerchione. Boh, io non mi fido troppo. Già, vediamo. Parto con delle mescole conservative. Voglio vedere il tipo e il livello di usura. Tra l'altro quelli nei disegnini sono palesemente dei cerchi Ducati. Eppure monobraccio il posteriore con le 3 razze splittate. Ma va bene, non ce l'abbiamo neanche noi il monobraccio sulla Honda, ma va bene così, attenzione, Malavioglu. Carburante al massimo, la questione freni, ok? Volevo capire un attimino però, per non intripparmi troppo, di partire con l'elettronica già, come dico io. Vedi? Non va bene. Qui, ragazzi, in MotoGP di solito usiamo il traction a 3. Qui è leggerino. Freno motore poco, perché si intraversa molto la moto, diventa incontrollabile nelle staccatone forti. L'antimpennata pure 4, va bene. Mappatura potenza, sì, vabbè, 3, ma quella diciamo che la dobbiamo gestire di volta in gara. Bene, rilascia le sue ultime parole prima della gara. Ha detto così, sembrava brutto. Nuprak Bautista fa la pole. Poi Nuprak, fenomenale, ce lo ricordiamo, il suo giro all'esordio, così sul giro secco, niente da dire. Ora la gara sarà un problema. Non vedo Toprak, che è bello indietro. Parte dietro a Locatelli, dietro a Gerloff. Incredibile Toprak. E qua attenzione, le moto super ufficiali hanno tanta più finezza nell'elettronica per permettere... Oh, che fai tu? Scott Redding prova subito una scazzottata con Nuprak Malavioglu. Però non poteva più scomparire. Scott alle spalle di Nuprak, che già si vede che in effetti... in gara comincia subito a soffrire. Non è la posizione idonea per lui questa, ma proveremo a dargli la carica per fargli tenere un buon passo, magari dopo le prime fasi un pochettino istruttorie, speriamo non distruttorie. Prova ad andare Nuprak tranquillo giù dallo scavino, sempre con Scott Redding aggressivo, con la sua guida super sporca. Anche lui, anche Scott, con la BMW la guida come fosse un due tempi imbizzarrito senza elettronica. Bello da vedere, a volte anche efficace per la verità. Attenzione, arrivano qua in fondo con Alvaro Bautista, che prova a fare un piccolo buco. Oh, Nuprak scoda con la sua Honda, che però non sta tanto in linea, sembra un po' pesante magari anche il carburante iniziale rispetto alla qualifica.
è una cosa che non abbiamo mai ancora sperimentato. Moto pesante, non si riesce a trovare troppo bene. Ste cazzo di marce sembra di doverle cambiare troppo presto, ma in realtà poi va in fuori giri. Attenzione qua sul rettilineo, ancora. Eh sì, IA un po' lenta sul rettilineo, ma non è un problema del gioco, è un problema che noi non possiamo ancora attualmente giocare a difficoltà massima. E quindi diciamo che il loro modo per equilibrare un po' la situazione è quello di andare piano sul dritto. Ma va bene così, perché Nuprak non ha troppo in mano la sua Honda in queste prime fasi. Diciamo che non ci interessa nemmeno troppo la posizione di arrivo, ma la prestazione, magari cercare di non stenderla, cercando però il limite. 5 giri da fare. Minchia, è la Super Pole Race? Che cazzo, un giro secco allora. No dai, dura circa la metà, saranno 3 giri, 2 non credo proprio. Attenzione, perché Nuprak un po' di confidenza la prende, ma c'ha la moto che gli stremacchia ovunque sotto le chiappe. Brutte le avvisaglie. Devo capire ancora con queste moto come gestire anteriore e posteriore, perché il freno posteriore sembra molto pericoloso. Però d'altro canto solo l'anteriore ti dà un pacco tremendo sul davanti, e anche a pochi angoli di piega sembra volerti tramortire lì. Vediamo qua, Nuprak cerca una semistaccatona buona per riavvicinarsi a Gerloff. Quinta posizione per Nuprak in questo momento, e già va già benissimo così. Tra l'altro Locatelli terzo, i primi due sono Alvaro e Johnny, con un disperso Toprak, e vedete non si vede in classifica. Qua la Honda di Nuprak arriva sotto alle Yamaha, che va bene, saranno anche le più lente sul dritto, ma ancora una volta qui è questione di difficoltà di gioco. Però intanto Nuprak si stacca così dietro, ma non riesce a passare queste Yamaha. Magari però con il passare dei giri, con un po' di confidenza, possiamo anche provarci in queste Yamaha, che non sono Yamaha spettacolari. Si tratta di Locatelli e Gerloff. Locatelli ha la Yamaha ufficiale, Gerloff praticamente, però diciamo già se fosse Toprak. Però non... lui è dietro, incredibile, il campione del mondo. Qua nel guidato però, ragazzi, c'è... sembra proprio di guidare sulle uova. C'è una sensazione di insicurezza che mette veramente tanto a disagio. E questo cambia tanto anche rispetto a MotoGP, eh. MotoGP non è così. Nuprak ci sta provando in qualche modo. Non è manco più questione di grilletti, perché mi sono abituato, direi ormai. Cioè non mi trovo male, per la verità, è un buon controller anche quello Sony, però c'è proprio un problemino di stabilità di moto, fa veramente paura. Ma ci prova Nuprak, le linee sono buone, la moto certo non è un granché, eh. È chiaro che con una moto super ufficiale magari andrebbe tutto meglio, però insomma bisogna pur partire da qualche parte. Terzo giro di 5, adesso immagino che là in fondo, se riusciamo a tirare una staccatona, vediamo anche l'usura gomme. Cioè, guarda qua, e qua gli riprendiamo tutto, ma è l'unica cosa che abbiamo di vantaggio sostanzialmente. Ci prova Nuprak. No, perché vanno piano, ma poi frena fortissimo. Vediamo Gerloff se ha frenato, diciamo, per difendersi, magari va lungo. No, è lì, attaccato a Locatelli. Non facile sorpasso, a quanto pare. Non c'è troppa bagarre comunque, eh? Perché insomma, trattandosi di Superbike, vi garantisco che nella realtà ogni gara... Non esistono gare noiose dove non succede niente. La nostra è praticamente la prima. E qua si riallontanano. Però dietro abbiamo fatto il vuoto anche noi.
Oh, guardalo lì, Nuprak, come comincia a prendere un po' di confidenza con l'intraversamento del suo CBR. Però nel guidato non ce la fa, né lui né la moto, direi. Perché poi non sta facendo delle cose troppo brutte, no? Credo. Anche le frenate più o meno sono quelle che vanno fatte. Ma qua davanti stanno inscorpionati. Oh, un po' lungo, no? Evita la ghiaia. Bravissimo. Niente da fare. Questo forse sancisce l'accontentarsi della quinta. Non sono terzo io, scusi. Locatelli e Gerloff ce li ho davanti. Ah, ecco cosa dicevate voi. Attenzione, teletrasporto per Nuprak. In realtà la sua posizione è davanti alle Yamaha, anche se lui le vede, cioè è avanti nel tempo, capito? Li ha passati. Beh no, allora questo non c'entra proprio un cazzo con il format complicato della Superbike. C'è un problemino. Beh, quindi mi dai i punti del terzo? Non sono proprio curioso. Ultimo giro, Nuprak. Bravissimo, gli fanno tutti i complimenti perché sta ottenendo un podio senza essere nemmeno presente sul podio. Cose che solo i predestinati possono fare. Attenzione. Si sente molto la gomma che comincia a usurarsi. Questo anche sul MotoGP, ma qua il livello di pericolosità è tutto più alto. Oh! La salviamo! La salviamo perché siamo dei grandissimi! Porca vacca! Ci sta questo lungo, eh! Mamma mia, ragazzi! Che brivido! Per fortuna non cambia la posizione, sempre terzi anche se non è vero. Che brivido! Che brivido all'ultimo giro per Nuprak, che stava rischiando di buttare via la sua prima ottima prestazione. Gioco difficile, comunque, raga. Gioco difficile, mi sento di dire. Ancora però, tutti sti errori nel finale, perché? Perché abbiamo le gomme alla Fruitation. Si avvicinano un po' quelli dietro, ma in realtà gli avevamo dato una pista, quindi va bene così. Oh, ho fatto tutta la gara col Power 3. Però non sono rimasto a piedi. E che non è male, perché forse questa cosa ti permette di partire un po' più leggero di carburante. Se lo metti al massimo puoi fare veramente la gara con tutto Power a 3. A differenza di MotoGP. Da valutare. Siamo arrivati terzi. Ma non è vero però. Le due Yamaha erano davanti. E insomma, bravo Trecciolino con la sua Ducati. Sistemiamo però queste cose, perché sennò... Eh sì, ci ha dato i punti del terzo. Poveri Gerloff e Locatelli, avevano fatto una grandissima gara. Niente, facciamo passare Malavioglu, che è un tipo pericoloso. Gli diamo la terza posizione a tavolino perché è bravo. Bravo Malavi, festeggia un podio che non ha ottenuto solo lui nella storia, incredibile. Fenomeno assoluto. Riesce, quando si dice, a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Lui era sulla moto in quinta, ma il cuore era sul podio. Quindi grandissimo così, meritato. È vero, ma va bene. Hai visto lì che parlava con il cane? Oh raga, ma che cazzo dite? Ma non è vero. Stiamo imbrogliando. Zitto, vai sul podio. Oh, Super Pole Race ora, immagino. E chiaramente queste gomme le buttiamo nel cesso. Super Pole Race, va bene. Adesso mi pare i primi 8 o i primi 10. Mi sto a confondere con le sprint della Formula 1. Comunque, sì, i primi, se migliorano la posizione rispetto alla qualifica, mantengono quella nuova posizione in gara 2. Se no, no. Tutti gli altri dietro, se arrivano oltre quella posizione, rimangono così. Qui la gara è più corta, quindi naturalmente qualcuno fa le Super Pole Race pure con la SCQ o con la SCX, che in realtà non è super morbida, non credo che sia più morbida della Q, è proprio fatta per gare super brevi come questa. E adesso sono proprio curioso di vedere questo pieno di carburante, quindi ci avanzerà la testa, cioè non lo abbasso perché poi ho paura di rimanere a piedi, lo lascio al massimo, però in teoria adesso ci deve avanzare, pure se abbiamo fatto tutta la gara a 3. Qui posizioni come la qualifica, se cambiano le cose, per esempio, che ne so, Toprak vorrà risalire un pochettino in gara 2,
cambia la griglia di partenza. Intanto c'ho una zanzara che mi sta distruggendo. Perché è cambiata la visuale? Vabbè. Visuale Super Pole Race, la decide lui? Vediamo un po', Nuprak, se ha fatto un pochettino di apprendimento. Però, scusami, Redding, continui a girarmi addosso. Io cosa devo fare? La mia moto non va bene come la tua, in inserimento. Devi stare attento. Agarova, attenzione qua, rischiamo di fare... Oh, come si ributta dentro su Van der Mark, che però rientra, la rialza. La rialza Nuprak. Vabbè. Hanno deciso di dare molto più fastidio di prima. Toprak, guardatelo lì. Super dietro. Comunque, raga, ancora devo vedere in uscita di curva. Vabbè che non mi è capitato, in effetti. Però qualcuno che mi chiude la moto addosso, al di là di quella prima curva, che va bene, lì un po' di imbottigliamento ci può stare. Però forse anche lì, non è proprio uguale. Guarda qua che traiettorie che fanno, che bordelli. Non male, non male. E adesso noi qua però proviamo ad approfittarne e andare a tirare una staccatona e metterci dietro Alonso. Devi chiuderla, non così! Così non l'hai chiusa! Hai chiuso lo sterzo! Mi segna ancora secondo. Ma dai, che peccato, così ti compromette tutti i weekend, cioè. Sono a 10 secondi da Bautista, il che è vero, ma perché non sono secondo? Sono ultimo, peraltro. Completamente, sì, guardando la minimappa. Vediamo se sul traguardo succede qualcosa. Sì, comunque sono tre giri di Super Pole. Ok, adesso va bene. Adesso mi ha messo ultimo. Meno male. Nuprak riprende la coda di tutti. Chissà se in questo giro riusciamo addirittura a fare dei sorpassi, perché gli ultimi qua magari sono lentucci seri. Oddio, l'Equona è 22esimo. Dai, non è così male l'Equona. O è caduto anche lui. Tra l'altro ha la Honda ufficiale, Iker. Quella che Nuprak magari, con delle buone prestazioni, potrebbe aspirare a soffiargli a lui. O al suo compagno, non mi ricordo chi è. Nuprak si è riportato dopo la caduta sulla coda di tutti, in una buona prova, diciamo, di forza e di coraggio. Potrà dire di essere arrivato comunque al traguardo con gli altri in tempo. E là c'è tanta bagarre, vedete, perché comunque recuperiamo tantissimo sul gruppone, perché a differenza dei primi, questi qua fanno un pochettino di carnevale, con coriandoli e botti vari, anche se quelli sono più capodanno. Ma condizione di queste gomme? Morte. Mamma mia, frutta, le scambiamo con due angurie adesso a fine gara. No, comunque il consumo della benzina è proporzionale, mi si è consumato tanto stesso prima. Quindi il pieno non è il pieno della moto, è il pieno per la gara. Guardalo qua Nuprak, che si toglie anche la soddisfazione di fare un sorpasso prima di arrivare al traguardo di questa Super Pole Race, che quindi non ci vede migliorare. Però dobbiamo vedere adesso, quindi, da secondo, dove andiamo a finire per la gara 2. Che è? Perché cosa cazzo sei contento? 21esimo? No. Come secondo? No. No. Ma no. E beh, ragazzi, però così non si può fare la carriera, scusi, eh. I piloti più veloci, eccoli qua, i primi 9. Ok. Ah, Razgatioglu? Sì, ma non... No, non è vero. Queste sono le posizioni di partenza. No, più o meno. No. C'è Otto, Gerloff e Locatelli erano scambiati. Ah, Vierke. Ecco chi è, l'altra Honda. Scende dal cavalletto Nuprak. Insomma, ragazzi, allora, ecco, io eviterei completamente di parlare
di un gioco copia di MotoGP, quindi questa, perché non è così, in realtà non è così, la guida è diversa, non è male, però questi problemi qui giustamente sono molto molto limitanti. Come fai a fare una carriera dove tu cadi, arrivi 21esimo e ti segna secondo, oppure dove sei quinto e ti mettono a podio? Perché? Cioè non so, i transponder di tutti i piloti non funzionano, funziona solo il nostro, ci vede passare, dice, boh, è lì, funziona il nostro, quello di Johnny e quello di Alvaro, ma gli altri non funzionano. Abbiamo sabotato i transponder di tutti gli altri, così qualunque cosa succeda arriviamo dietro a Bautista. Guarda, è uguale a prima la griglia. No, Toprak è migliorato. Cioè, per loro le cose funzionano, ma per noi no, a quanto pare. Siamo fuori classifica, troppo forti. No, intorno a noi. Però perché mi metti sempre la visuale, mannaggia a te. Guarda, guarda, questa onda ufficiale non c'era. È proprio Vierke. Oh, Locatelli! Che sbucciata che mi ha dato. Quest'altro qua che è in penna, che sta facendo? Sta facendo le foto? Mi è arrivato un Filippotto nel culo. No, ok, a sto giro sono arrivato ultimo davvero. E siamo terzi però nel mondiale. Quarti voglio dire, perché Alvaro è primo lì sulla destra. Johnny Redding, Malavioglu. Redding ci ha passato perché evidentemente in questa gara 2 ha fatto bene, noi 0 punti. Ma anche nella Super Pole Race però non dovevamo essere secondi. Cioè noi a livello di punteggio avremmo fatto solo il quinto posto di gara 1, che poi si è trasformato in un terzo posto, ci ha dato 16 punti. Ma già lì dovevamo prenderne 11, invece miracolosamente, avendo fatto solo realmente un quinto posto, proprio fisicamente, abbiamo più del doppio dei punti che dovremmo avere. Questo è un problema, questo è un problema, ragazzi. Ecco, che carriera ti giochi così? Cosa fai? Ovviamente dopo questo grandissimo weekend da parte di Nuprak ci sono un sacco di novità, gestione contratti, vabbè, adesso lo vedremo. Qui mancava un secolo qua, hanno migliorato il TCS. Allora, raga, a me piace, perché il gioco mi piace la Superbike, mi piace guidare le moto. Ho visto che in realtà non è così male, li ha anche la caduta qui con quello lì all'esterno, cioè c'ero anch'io sotto di lui, insomma è un incidente di gara che ci può stare. Strano come sia sopravvissuto lui in realtà, anche, però vabbè, queste poi sugli A, sui contatti e cose varie ci sarebbe da un capitolo da approfondire. Il problema vero è che per quanto sia bello il gioco, saranno belle anche le gare, è bello guidare tutto, ma questi problemi di piazzamenti, di classifiche e cose varie nella carriera, cioè la rendono ingiocabile. Non è che puoi scriverti tu tutta la carriera su un foglio, capite cosa intendo? Peccato, cioè fa ridere, ma fa anche riflettere, per riprendere una frase nota. Nel senso, che famo? Intanto ci salutiamo. Intanto mi sembra buona l'idea di vedere nel dettaglio magari le differenze di guida tra Superbike e MotoGP. È un video che voglio fare, e ci sta, no? Sono due capitoli di uno stesso sviluppatore con due categorie di moto differenti, quindi vogliamo andare a vedere bene le differenze. Lì i bug di classifica non ci saranno, e per la carriera, ragazzi, o aspettiamo un aggiornamento o cosa. Fatemi sapere anche la vostra, insomma, sapete che io vi leggo. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Vi abbraccio nel frattempo, venitemi a seguire su Instagram, che lo trovate qua sotto in descrizione, e attenzione, perché come sempre è in atto il giveaway di Instant Gaming, dove potete vincere un gioco scelto proprio da voi. Quindi date un occhio al link. Ciao ragazzi.